L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha segnalato di aver riscontrato nelle ultime ore decine di sistemi danneggiati dall'intrusione dei criminali della rete. Ma l'allarme resta alto soprattutto perché sono centinaia di migliaia le macchine collegate. Un attacco subito fronteggiato dall'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza che si per stilare un primo bilancio dei danni subiti e mettere in campo le adeguate contromisure. Il massiccio software VMware ESXi sapeva da almeno 2 anni di una falla di... Attacco hacker, l'intera Europa sotto scacco. Buongiorno Davido, che meraviglia quando notizie di natura tecnica arrivano per qualche motivo ai canali di comunicazione mainstream, è un tripudio di croccantezza, che bello. Ma cazzata a parte, che cos'è questa roba di cui hanno parlato tutti i TG in questo weekend e anche negli ultimi giorni? Un attacco effettivamente c'è stato ed è un ransomware che ha sfruttato una vulnerabilità nota degli hypervisor VMware ESXi, che è stato descritto dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale e dalle agenzie omonime in giro per il mondo perché è facile rilevare attraverso Shodan le macchine esposte su internet che ne possono soffrire. La vulnerabilità è la CVE 2021-21974 e come potete intuire dal nome, è stata segnalata nel 2021, quindi 2 anni fa. Si tratta di una heap overflow su ESXi OpenSLP che porta a una remote code execution. L'avviso di VMware è appunto del 2021 e riguarda le versioni di ESXi 7.0, 6.7 e 6.5, ma pare anche versioni precedenti. Le patch ovviamente sono state distribuite subito. Non solo, il 9 dicembre 2022 VMware aveva pubblicato un articolo per mitigare la falla disabilitando il servizio SLP sulle macchine affette. Brevemente, che cos'è ESXi? È un hypervisor, quindi è un software per la virtualizzazione che si installa sui server fisici e permette di controllare direttamente l'hardware sottostante, permettendo quindi ridimensionamenti, controllo delle risorse, della rete, eccetera. L'avviso era partito dall'agenzia di cybersecurity francese e poi si è diffuso un po' in tutti i paesi e gli attaccanti che hanno sfruttato questa falla hanno bloccato i sistemi con il ransomware ESXi ARX e hanno chiesto un riscatto di 2 bitcoin, cioè circa 42.000 euro attualmente. Proprio facendo una ricerca con Shodan si può vedere come il numero di server compromessi dai criminali informatici siano 646, di cui 5 italiani, mentre con Zoomai la stessa ricerca riporta 1162 server e 11 italiani. Il più noto dei soggetti coinvolti è l'Università di Napoli, che ha poi comunicato che il server colpito sarebbe in realtà un honeypot, tra l'altro meravigliosamente tradotto in barattolo di miele da alcuni giornali italiani, e quindi diciamo che la portata del gravissimo attacco mondiale sembra quantomeno ridimensionata. Peraltro, come riporta Red Hot Cyber, gli hypervisor VMware ESXi sono già stati oggetto di attacco a settembre 2022 e il problema vero, come dice Leonardo Nicolini, che è un esperto di sistemi VMware, intervistato proprio nell'articolo che lascio in descrizione, è che la situazione è preoccupante non per la falla in sé, ma perché ci sono decine di macchine direttamente esposte su internet senza un firewall, non aggiornate, non patchate e con scarsa attenzione alla sicurezza, e tutto questo per una questione di riduzione dei costi. La cosa interessante adesso, al di là degli allarmismi italiani e della facile ironia sui media, è capire come mai una vulnerabilità vecchia di 2 anni sia stata sfruttata massivamente solo ora. Apparentemente questo ESXi ARX è un nuovo tipo di ransomware che cripta i file con estensione VMXF, VMX, VMDK, eccetera, e crea un file .arx per ogni file criptato, che serve probabilmente per decrittarlo. Vi lascio l'articolo di Bleeping Computer che spiega i dettagli tecnici. Da quello che ho capito, ma non è molto chiaro, la gang che ha sfruttato attivamente la vulnerabilità si chiama Royal Ransomware ed è composta da gruppi che prima lavoravano con Conti Ransomware, che è un gruppo che si presume sia basato in Russia e su quegli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari. E Royal, dicevo, sono attivi da settembre 2022 e inizialmente usavano encryptor di terzi come Black Cat e poi hanno iniziato a usare roba fatta in casa. Quindi per capire le tempistiche di queste azioni bisogna guardare ai movimenti dei gruppi di criminali informatici, che a volte sembrano collegati a iniziative politiche e a volte meno. Comunque è molto difficile tracciare un collegamento e dare un reale senso alle azioni. Quello che è sicuro, a parte le ovvie considerazioni sul fatto che i sistemi debbono essere mantenuti aggiornati e le console di amministrazione non esposte su internet, è che c'è un evidente problema di divulgazione delle notizie legate all'informatica in Italia. I giornalisti generalisti non sono preparati, sembrano muoversi sull'onda dei trend di Twitter, gli esperti vengono contattati solo in approfondimenti successivi che non guarda nessuno e le notizie vengono gonfiate fino all'inverosimile, e poi per tranquillizzare la gente, magari preoccupato
rubata, ovviamente, vengono convocati vertici politici con tanto di dichiarazioni ufficiali. Insomma, i fatti sono quelli che vi ho raccontato qui. Non so se sarà interessante questo buongiornissimo, ma non avevo voglia di parlare ancora di intelligenza artificiale. Microsoft ha presentato l'integrazione con Bing, sorpresa! Vabbè, comunque domani ne parleremo di nuovo perché c'è l'evento Google oggi e quindi, buon. Basta, finito, alla prossima!